Crisi idrica, situazione gravissima, turni saltati. Provvidenza convoca l'assemblea dei sindaci di Aica. I consiglieri comunali Alfano, Gramaglia e Piparo dicono fare presto. Le nostre interviste a Buscemi della CGIL e Alfonso Cartannilica. Nuovi dirigenti alla questura di Agrigento, oggi la conferenza stampa di presentazione. Tindaro, la grua e il libro di Diego Guadagnino che verrà presentato ad Agrigento, le anticipazioni nel TG con l'intervista all'autore e a Enzo Di Natali. Ieri giornata per la sensibilizzazione sui temi dell'autismo e la Regione stanzia 8 milioni da destinare a progetti di inclusione. Il coro Santa Cecilia sabato alla chiesa di San Domenico e i maestri del lavoro domani all'Istituto Gallo per parlare alla scuola di economia e territorio. Bentrovati dalla nostra redazione. Apriamo con un problema annoso, quello della crisi idrica, al quale abbiamo voluto proprio dedicare un'ampia apertura. Quell'acqua che non c'è, che fa tornare Agrigento indietro di 30 anni in un sol colpo. Una situazione di una gravità inaudita, contorni saltati, gente disperata e gestori di attività commerciali al collasso perché la carenza di acqua mette in ginocchio quanti si occupano di turismo e ristorazione. Una situazione che con il perdurare potrebbe sfociare anche in una emergenza igienico-sanitaria e causare una difficile tenuta dell'ordine pubblico. Di questo, per cominciare, se ne sono resi conto tre consiglieri comunali, Alfano, Gramaglia e Piparo, che oggi hanno diramato una nota stampa e noi la sentiamo. Acqua allarme dei consiglieri comunali Francesco Alfano, Simone Gramaglia e Gerlando Piparo che con un atto di responsabilità nei confronti della popolazione agrigentina si interrogano sulle sorti della città in vista dell'estate. Per i tre amministratori esistono soluzioni a breve, medio e lungo termine. L'efficientamento e il potenziamento delle fonti idriche esistenti, quali pozzi e dissalatori, il rifacimento delle reti idriche, la celerità delle azioni, affermano, eviterebbe sicure emergenze di carattere igienico-sanitario e di ordine pubblico. Non basta dichiarare lo stato di emergenza, ma serve un intervento di carattere economico immediato della Regione Siciliana che dovrebbe mettere Aica nelle condizioni di poter effettuare questi lavori e questi piani di intervento finanziandoli. I consiglieri comunali evidenziano che i soldi per i progetti delle reti idriche della provincia di Agrigento non sono mai stati cantierizzati negli ultimi 45 anni e di questo la politica tutta deve sentirsi responsabile. Prova ne è, continuano, che i lavori della depurazione sono stati eseguiti dopo più di 40 anni perché è intervenuta la gestione commissariale e già da quest'anno si potranno vedere i risultati. Ma bisogna fare presto, concludono, con investimenti, programmazione e risparmio di acqua, con regole ben precise e interventi mirati, anche con gestioni commissariali immediatamente operative e pronte ad risposte alla cittadinanza. E come dicevamo, la situazione è grave, molto complessa, per questo abbiamo voluto ascoltare diverse voci. Il sindacato, ad esempio, è preoccupato e non risparmia critiche all'immobilismo di quanti fino a questo momento non hanno programmato né messo il tema sotto i riflettori. Alfonso Buscemi della CGIL. Con Alfonso Buscemi, segretario provinciale della CGIL. Ecco, la
crisi idrica imperversa ad Agrigento. Voi, insieme al cartello sociale, siete stati protagonisti di diverse prese di posizione anche in vista di Capitale 2025. Insomma, ci saranno grosse difficoltà. Una bella gatta da pelare questa capitale della cultura 2025, perché da dove si gira e da dove si guarda il contesto della nostra provincia abbiamo difficoltà indicibili che provengono da lontano, quindi fa ancora più male perché la classe dirigente, la politica, il governo di questa città e di questa regione non ha mai affrontato i veri problemi, li ha tentato di governarli, ma poi, come in questo caso, la crisi idrica gli sfugge di mano, abbandonando un territorio al proprio destino. Parlare ancora di crisi idrica nel 2024, dopo tanti decenni, se non fosse grave ci sarebbe una farsa, visto che spesso ci ricordiamo di essere la terra di Pirandello. Sono anni che il servizio idrico integrato non va bene, sono anni che si cerca di portare tutti i comuni dentro la norma e dentro la legge. Ci sono ancora due comuni della nostra provincia, Palma e Camastra, che non hanno fatto quanto di loro competenza per arrivare a chiudere il ciclo. Così come anche la materia prima, l'acqua. Da un lato ci sono problemi perché non si paga a sufficienza quello che si preleva e ci auguriamo che non chiudano i rubinetti e poi infine gli invasi vuoti. Sono 30 anni che sappiamo che stiamo andando incontro al cambiamento climatico. Sono tanti anni che questa denuncia viene fatta e quindi perché non si provvede a costruire invasi, a rendere efficiente? Spesso noi in maniera eccezionale sentiamo dire si apre la diga di perché ancora non è stata collaudata e ci sono rischi. Ma che cosa si aspetta? Cioè, quando una persona si candida a un ruolo dirigenziale, a un ruolo di governatore, ma cosa pensa di fare? Quali affari pensa di fare se non quelli di dare serenità ai cittadini? Vedete, noi siamo in una provincia disgraziata. Nominano i dirigenti dell'ASPI da qualche anno perché non si mettono d'accordo e vanno avanti a commissariamenti, i quali poi sono impediti di fare delle scelte. Si spendono 120.000 euro la provincia pressata da parte dei cittadini, dei comitati civici, del cartello sociale, mettiamo in campo un'azione assieme alla provincia per riprendere un progetto per dare un aeroporto a questa provincia. Viene il presidente della regione a dirci che non è nella priorità della regione l'aeroporto in questa provincia. Ma il sindaco, i deputati, gli assessori, cosa pensano? Ci rendano edotti di cosa pensano, perché al loro fianco non si ribellano o gli va bene questo stato di cose. Abbiamo messo in campo con una direzione oculata una università che era stata bruciata dopo un brillante avvio, quell'università è stata bruciata. Adesso, dopo 3 anni, finalmente quell'università funziona, ha funzionato bene, ci sono tanti ragazzi che vengono di fuori. Sono 8 mesi che noi non abbiamo una governance, ora addirittura l'unico dirigente scade il contratto e noi non abbiamo nessuno perché alla Regione Sicilia non si mettono d'accordo quale partito, quale deputato deve nominare i propri uomini. Guardate, io penso che alla fine i cittadini si stancheranno di questo andazzo e saranno problemi seri in tutte le direzioni. Il presidente dell'assemblea dei sindaci di AICA, Alfonso Provvidenza, cerca di correre ai ripari e convoca per domani alle 10 in prima e alle 15 in seconda convocazione nell'aula Giglia del libero consorzio comunale l'assemblea. Sul tavolo la severità idrica che interessa l'intero territorio agrigentino e ad altre quattro province siciliane per la quale dice occorrono soluzioni
soluzioni immediate per evitare rischi igienico-sanitari e di ordine pubblico. La criticità idrica che sta interessando anche l'Agrigentino è il motivo, afferma, per il quale ho convocato l'Assemblea dei Sindaci. Ritengo che tale situazione imponga un intervento immediato e soluzioni veloci capaci di risolvere un problema che riguarda tutti. All'Assemblea è stato invitato anche il prefetto romano. E ancora crisi idrica, perché tra le varie voci abbiamo voluto registrare e farvi sentire quella di colui che da anni, attraverso il profilo Satira Agrigentina, ha tenuto alta l'attenzione di decine di migliaia di follower che lo seguono. Parliamo di Alfonso Cartannilica, che proprio su questo tema ha lanciato quel tormentone Vinni l'acqua come frase simbolo identificativa della città e che sul tema da anni ci ha visto lungo. Ascoltiamolo. Alfonso Cartannilica, grande rappresentante della satira agrigentina, ecco, spesso anche un po' bistrattato, no? Come valuti questa situazione dell'acqua? Ad Agrigento continua a mancare l'acqua, ci sarà un vertice, c'è la siccità, ma noi ci siamo abituati, no? Il problema principale dell'Agrigentino è questo, è la rassegnazione. Purtroppo ormai la situazione è davvero grave. Cioè, noi ci scherziamo, cerchiamo di sdrammatizzare il problema, ma in alcune zone, soprattutto nel centro storico, sono previsti turni una volta a settimana e questi turni vengono disattesi, cioè vengono anche disattesi, quindi le persone ormai sono esasperate, quindi speriamo che le autorità si diano da fare, perché la situazione ormai è diventata insostenibile. Abbiamo visto la protesta anche di alcuni esponenti di B&B, no? Sì, ma anche perché la stagione estiva rischia di saltare. Ma oltre al problema dei B&B c'è il problema delle abitazioni private, perché nel centro storico nemmeno con le autobotti uno può rimediare, perché in caso di emergenza uno chiama E tutti l'autobot. questi turisti che arriveranno E i per turisti, Capitale è 2025? mezzo milione di turisti come li dobbiamo accogliere, che non c'è l'acqua nemmeno per gli agrigentini. Quindi rischia di saltare sia il sistema economico ricettivo e le persone rischiano di restare senza acqua. Quindi spero che il prefetto, il sindaco e tutte le altre istituzioni si diano una mossa, soprattutto l'AICA, i vertici dell'AICA, si diano una mossa, perché la situazione sta diventando insostenibile. E cambiamo pagina, nei titoli lo dicevamo, da oggi la Questura di Agrigento ha dei nuovi dirigenti che saranno assegnati alla divisione anticrimine e alla sezione polstrada di Agrigento. Oggi il Questore Palumbo li ha presentati alla stampa. Signor Questore, la Questura si arricchisce di due nuove figure all'interno del vostro organigramma? Sì, due figure molto importanti, non direi solo la Questura, direi proprio la Polizia di Stato. La dottoressa Zicari rappresenta la specialità della Polizia stradale, è un'articolazione estremamente importante nell'ambito della sicurezza e della viabilità che abbiamo sul territorio, e la dottoressa Interdonato invece reggerà uno degli uffici più strategici, se vogliamo, per il questore, perché la divisione anticrimine esprime una proiezione di sicurezza propria del questore nell'ambito di quelli che sono i provvedimenti a sua firma, sia per quanto riguarda le misure personali che per quanto riguarda le misure patrimoniali. Perciò entrambe le funzionarie sono un elemento strategico in quella che la proiezione di sicurezza della Polizia di Stato sul territorio agrigentino in particolare. Parliamo di questa esperienza ad Agrigento alla luce della sua passata, ecco come si presenterà qui, qua sarà un incarico importante in una provincia particolarmente difficile. Sì, intanto ringrazio il Dipartimento e quindi anche il signor Questore per avermi dato questa opportunità di intraprendere questa esperienza per me assolutamente voglio dire,
informativa e sicuramente che mi comporterà anche impegno e attenzione. Il territorio agrigentino non lo conosco bene per quanto io sia appunto siciliana, quindi il mio primo approccio sarà sicuramente di conoscenza del territorio attraverso un lavoro di analisi e chiaramente di studio, e poi chiaramente applicheremo tutte quelle che sono i provvedimenti e seguiremo tutti quelli che sono gli strumenti a disposizione del questore per poter garantire la sicurezza e la tutela del cittadino. Sì, è un ritorno, il mio, in una veste diversa, che comporterà veramente un impegno importante per quanto mi riguarda. La sfida sarà sicuramente affrontata con dedizione e sono certa che con l'ausilio, come dicevo prima, dei collaboratori il tutto verrà più facile al fine di garantire la sicurezza su strada, ecco, non soltanto però attraverso un'attività di repressione ma soprattutto con un'attività di prevenzione, quindi di formazione e informazione tanto cara alla specialità, alla polizia stradale nei confronti dell'utenza. Lei già viene da un incarico a Caltanissetta simile, no? Sì, provengo dalla provincia di Caltanissetta dove ho ricoperto l'incarico di dirigente alla sezione di polizia stradale della provincia di Caltanissetta. E un'altra emergenza infinita sulle nostre coste, quella dei migranti che rischiano la vita per approdarvi, e il possibile arrivo di alcuni di questi, non si sa esattamente quanti, è stato segnalato dalla Guardia Costiera di Porto Empedocle, che ha sequestrato due barchini, entrambi senza motore, ritrovati in contrada Foggia a Sciacca e a Giallonardo, che è la spiaggia di Realmonte. Dunque ci sarebbero stati degli sbarchi fantasma che potrebbero essere avvenuti nella notte tra il lunedì dell'Angelo e ieri. Indagini e ricerche stanno al momento impegnando le forze dell'ordine per capire cosa sia effettivamente successo e quanti possano esserne giunti sulle nostre coste. Il Consolato Provinciale della Federazione Maestri del Lavoro di Agrigento organizza 4 eventi dal titolo Incontro Maestri del Lavoro Scuola, Economia e Territorio. Si inizia domani alle 9.30 all'Istituto Gallo di Agrigento. Relazioneranno esperti, universitari, direttori di enti pubblici, rappresentanti istituzionali, dirigenti d'aziende, liberi professionisti e associazioni territoriali. L'obiettivo è quello di avvicinare e integrare il mondo scolastico con quello del lavoro in una simbiosi collaborativa che dia la possibilità occupazionale ai nostri giovani, preferibilmente nel territorio di prossimità. Parliamo adesso della riserva Macalube di Aragona, perché per il sindaco Pendolino, dopo la sentenza che ha chiuso la vicenda della tragedia che vide i fratellini sepolti dal fango dopo l'esplosione di uno dei vulcanelli delle Macalube, è giunto il momento di riaprire la riserva, che per il paese sarebbe una svolta sul piano della recettività e farebbe da traino a un grande evento come Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Tindaro la grua è il titolo del libro di Diego Guadagnino, che verrà presentato il prossimo 12 di aprile presso la Biblioteca Lucchesiana di Agrigento. Noi abbiamo qualche anticipazione su questo volume che ci viene da un'intervista che abbiamo realizzato con l'autore, da Enzo Di Natali, che è il fondatore e direttore della rivista letteraria Oltre il Muro, oltre che scrittore. Sentiamoli. Professor Enzo Di Natali, parliamo di questa presentazione del libro Tindaro la grua, a cui lei ne ha curato i dettagli e i particolari, che sarà presentato il prossimo 12 aprile alla Biblioteca Lucchesiana. È un libro che va letto, e va letto perché l'autore è anzitutto un intellettuale. È un intellettuale che ci presenta uno spaccato della nostra società, e questa è la funzione della letteratura. Attraverso la figura di Pindaro la grua, dunque, noi possiamo rivedere chi siamo,
quali sono le nostre problematiche, quali sono le nostre aspettative, e dunque un libro che aiuta alla riflessione e a capire come uscire da determinati problemi. Siamo con Diego Guadagnino, autore di un libro scritto da suo pugno, Tindaro la Grua. Ecco, chi è Tindaro la Grua e cosa parla, perché leggere questo libro? Sì, Tindaro la Grua innanzitutto va detto che è un romanzo e quindi anche il nome è di pura invenzione. Si tratta di un grosso penalista e il romanzo rappresenta il passaggio tra un cambiamento che c'è stato all'interno della stessa avvocatura, tra il vecchio penalista che era in realtà anche un umanista, che riusciva a fondere bene la cultura giuridica e la cultura umanistica, e poi sia la dimensione di oggi del penalista, che è molto più tecnica, non è più quella di un tempo. Ma il romanzo è un romanzo leggibile a diversi livelli, non è soltanto questo. L'avvocatura è la location, l'ambientazione. Per il resto il romanzo affronta tante cose, perché è un giovane avvocato che indaga su Tindaro la Grua, questo vecchio grande penalista, dopo la sua morte, e quindi vengono fuori aspetti assolutamente insospettabili, e da questo quindi si entra in un altro livello di lettura, che è quello dell'ambiguità umana, dell'ambiguità della persona umana, tant'è vero che all'interno del romanzo, non è un romanzo nel romanzo, però c'è una presenza cospicua della figura di Cagliostro. La figura di Cagliostro che storicamente, a tutt'oggi, è una figura ambigua. Ancora gli storici non si sono messi d'accordo se si tratta di un maestro illuminato oppure di un volgare truffatore. Ecco allora che anche il romanzo diventa una metafora. La stessa vita di Tindaro la Grua, per il suo duplice aspetto, tra le componenti segrete della sua vita e quello che era invece ciò che rappresentava, diventa una metafora dell'uomo di oggi, dell'uomo di sempre, si può dire. Perché l'uomo, come dice Pasquale, è un angelo e bestia nello stesso tempo, e quindi si tratta di far prevalere o l'una o l'altra componente. Ecco, ricordiamo che questo libro sarà presentato il prossimo 12 aprile presso la Biblioteca Lucchesiana. Sì, il 12 aprile alle ore 17 presso la Biblioteca. Magari un invito a chi vuole venire a vederlo. Senz'altro, è aperto a tutti, perché quando si scrive, l'ambizione di un autore è avere più lettori possibili, più interlocutori possibili. Quindi è ovvio che è aperto a tutti e tutti sono invitati, Ieri giornata mondiale per la sensibilizzazione verso le problematiche di quanti vivono lo spettro autistico, un evento ad Agrigento è stato organizzato dall'associazione Vita Autismo, noi lo abbiamo seguito. Oggi qui al Palacongressi, nella giornata mondiale dedicata proprio all'autismo, voi con la vostra associazione e diversi partner volete parlare di questo problema, anche affrontando una delicata malattia. Sì, l'iniziativa di oggi che parte intanto da un titolo molto significativo per noi: dove le parole non arrivano, la musica parla. Io rappresento, sono la vicepresidente dell'associazione Vita Autismo, che quest'anno compie anche 10 anni, 10 anni che sono stati contraddistinti da manifestazioni sul territorio locale, quindi convegni, fiaccolate, passeggiate per l'autismo, spettacoli. Eppure in 10 anni, ahimè, mi rendo conto che sono cambiate delle cose, ma c'è ancora tanto e tanto da fare. L'iniziativa di oggi vede la collaborazione di un partner che è Panica Musica e soprattutto la disponibilità e la grande sensibilità di tantissimi artisti, perché hanno aderito e hanno deciso di esprimere questo messaggio in blu anche
un gruppo famoso a livello nazionale, ha vinto un importante contest che sono i Five Angry Men. L'attrice Martina Maria Di Caro della Savatteri Produzioni, diretta dal regista Marco Savatteri, il regista Giovanni Volpe, l'attore agrigentino Salvatore Rancatore, la scuola di danza di Denise Grillo Arabesche. Noi riteniamo che di non fare un convegno in cui si parli di autismo, ma di lanciare il messaggio della consapevolezza attraverso il linguaggio artistico della musica e della recitazione. E oggi, ecco, è anche il decimo compleanno della mia associazione, oltre che essere la giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo, ed è anche il 20° anniversario della mia convivenza con l'autismo, perché all'età di 1 anno e mezzo io ho scoperto che mio figlio Ruben era autistico, e da lì è stata una strada sempre in salita, con poche battaglie vinte e tante battaglie perse. E se io e il papà adesso, così come tutte le famiglie, noi sappiamo di avere figli autistici, e il fatto di avere un figlio tra virgolette diverso, perché condurrà una vita diversa dagli altri suoi coetanei, non si sposerà, non si laureerà, non guiderà la macchina, questo non rappresenta per noi un ostacolo. L'ostacolo è in realtà il mondo esterno, e il rendersi conto che quella famosa rete integrata di servizi territoriali ancora manca. Quindi il mio appello è al comune, all'azienda sanitaria, a tutte le autorità che hanno accolto con entusiasmo anche l'invito a questa manifestazione. È necessario accendere il blu, ma non accenderlo soltanto il 2 aprile, perché l'autismo è 365 giorni l'anno. Come si vive questo disagio, questa malattia, oggi è la giornata mondiale proprio dedicata all'autismo? Si vive con la consapevolezza di questo spettro autistico, e con la consapevolezza che dobbiamo fare tutti in rete per poter risolvere, migliorare più che risolvere, se si risolve meglio ancora, questa condizione, che dobbiamo fare in rete in particolare con le istituzioni, perché questa patologia, di cui non si diventa ma si nasce, bisogna essere bravi a capire, a percepire subito i primi segni e rivolgersi al medico di medicina generale, al pediatra e al psichiatra infantile per poter il prima possibile arrivare e avere risultati migliori. Perché bisogna seguirli sempre, ecco, le istituzioni sono importanti, perché non dobbiamo farli diventare invisibili. Noi vediamo che ci sono moltissimi bambini che poi da adulti non li vediamo più. Non è con una pensione di invalidità che risolviamo il problema, ma accompagnandoli veramente. Oggi siete presenti a questa iniziativa con una vostra performance musicale? Sì, oggi siamo qui presenti con un gruppo che si è formato fra le mura di Siena Jazz. Ci chiamiamo Five Angry Men. Con questo gruppo abbiamo vinto un importante contest sponsorizzato da Umbria Jazz. Niente, ci sembrava una bella occasione per tornare a suonare e fare un regalo a tutta l'organizzazione di questa importante giornata, ecco. Anche Giovanni Volpe partecipa a questa iniziativa qui al Palacongressi nella giornata mondiale dell'autismo. Siamo qui proprio per questo motivo, per aprire e accendere una luce su un problema ancora, ahimè, poco conosciuto. L'autismo è qualcosa che vive con noi, spesso lo siamo noi stessi, senza rendercene conto, e siamo qui oggi per Ruben, domani per qualcun altro, ma la cosa più importante è che questa società si renda conto che l'idea della perfezione, che purtroppo viene continuamente veicolata da un sistema pubblicitario, editoriale, è fallace, e che accettare le altrui diversità resta la più grande forma di crescita, a cui può contribuire anche il teatro, la musica, la danza e tutte quelle forme dell'arte. Essere la madre di un ragazzo autistico è un viaggio che mi ha trasformato profondamente. Ogni giorno è un'alternanza di emozioni, dalla frustrazione alla gioia, dalla stanchezza alla gratitudine. Nella nostra quotidianità, fatta di imprevisti, routine, imparo costantemente a essere flessibile e paziente.
Restiamo a parlare di tema autismo perché la Regione Siciliana ha finanziato progetti di inclusione per oltre 8 milioni di euro. Per la giornata mondiale sull'autismo, il presidente della Regione Schifani e l'assessore Ramo Albano comunicano che sono stati finanziati progetti di inclusione per oltre 8 milioni di euro. La Regione, afferma Schifani, è fortemente impegnata a salvaguardare i diritti delle persone nello spettro autistico e contestualmente a costruire con politiche mirate una società più inclusiva e accogliente. A questo scopo, aggiunto il Governatore, abbiamo destinato oltre 8 milioni di euro per progetti che riguardano interventi sanitari ma anche di attività di integrazione sociale, pensate con un nuovo approccio che assecondi la potenzialità di ogni soggetto autistico. Sono 4 gli avvisi che la Regione Siciliana ha pubblicato lo scorso dicembre, in particolare il primo rivolto a quei comuni è relativo alla realizzazione dei progetti per la creazione di percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e a giovani fino a 21 anni tramite dei voucher, per un importo totale di 1,8 milioni di euro. Il secondo riguarda percorsi di socializzazione con attività da svolgere in ambiente esterno, gruppi di cammino, attività musicale e sportiva, per un importo di totale 2,5 milioni di euro ed è rivolto, oltre che ai comuni, alle organizzazioni del terzo settore iscritto al Registro Unico Nazionale, che abbiano maturato un'esperienza sui disturbi dello spettro autistico e che si avvarranno delle indicazioni dei centri autismo per minori e adulti delle aziende sanitarie provinciali della Regione. Gli altri due avvisi sono concernenti i progetti per favorire l'inclusione attraverso le attività sociali, lo sport, il tempo ricreativo, le mostre, per un importo di 2,8 milioni di euro e infine interventi per la formazione dei nuclei familiari che assistono persone con disturbo dello spettro autistico per un totale di 1 milione di euro destinati esclusivamente alle organizzazioni del terzo settore iscritte al RUNS. Ancora Echi della Pasqua, sabato 6 aprile alle ore 19 presso la cattedrale di San Domenico ad Agrigento, la concattedrale, a conclusione delle festività pasquali, il coro dell'Associazione Filarmonica Santa Cecilia e la Sisley Symphony Orchestra daranno vita ad un concerto evento. Per la prima volta nella città dei templi sarà eseguito il celebre Gloria di Vivaldi per soli coro e orchestra. E parliamo di Ponte sullo Stretto perché oggi comunque è stata una giornata storica, sono stati consegnati gli espropri. Sarà pubblicato sui quotidiani l'avviso di avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, che sarà sancita con l'approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina da parte del CIPES. In linea con l'iter autorizzativo previsto dal quadro normativo, la pubblicazione dell'avviso è un atto conseguente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dello Stretto di Messina dell'aggiornamento del progetto definitivo dell'opera, alla consegna degli elaborati progettuali ai ministeri e alle autorità competenti e all'avvio della conferenza di servizi. Questa fase intermedia consentirà a tutti gli interessati di prendere visione della documentazione relativa al piano espropri e formulare entro 60 giorni eventuali osservazioni. Come potrà però essere possibile l'apertura dei primi cantieri del ponte nei prossimi mesi senza un progetto esecutivo già approvato e con una serie di procedure ancora in corso? Tutto ruota attorno ad un equivoco di fondo. Quando si parla di apertura dei cantieri del ponte, nell'immaginario comune si profilano i primi sbancamenti, gallerie, tonnellate d'acciaio e colate di cemento, con grosse gru e via vai di camion lungo la città. Ma non sarà questa la prima fase. L'entrata in vigore della legge, che ha riportato in vita l'idea del ponte sullo stretto, prevedeva la predisposizione del cosiddetto programma anticipato di opere e servizi, e cioè quelle attività, comprese quelle propedeutiche alla cantierizzazione, che possono essere svolte già all'indomani dell'approvazione del progetto da parte del CIPES.
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, ipotizzata per fine giugno. Tecnicamente si chiamano prestazioni anticipate, e cioè tutte quelle attività da eseguirsi in campo che possono essere avviate immediatamente a valle della determinazione conclusiva del CIPES, approvata con voto favorevole, senza richiedere l'approvazione del progetto esecutivo. Passaggio, quest'ultimo, cruciale. Carmelo Lentini adesso per lo sport ci parla dell'Acragas. Sentiamo. Da qualche giorno la compagine dell'Acragas è ritornata in campo per preparare la sfida ai cugini della Cireale dell'ex Savanarola. Una gara importante il cui risultato finale potrebbe anticipare la tanto agognata salvezza. Non si tratta di una gara facile, anche perché la compagine granata si ritrova in piena lotta per raggiungere la zona playoff, che dista appena un punto. L'obiettivo acese infatti è il quarto posto, attualmente in mano al Reale Castelnuovo, che se la dovrà vedere proprio questa domenica contro il lanciatissimo Reggio Calabria, proveniente dalla netta vittoria ottenuta proprio con l'Acragas. Questa gara si disputerà proprio in casa della compagine campana. Per quanto riguarda la compagine biancazzurra, attualmente vanta un distacco dal San Luca di 12 punti, che è la maggiore indiziata per la disputa dei play-out, che se mantenuti permetterebbero alla squadra etena di saltare il pericolo dei play-out. Alla fine del torneo mancano 4 partite, comprese la gara di domenica prossima con la Cireale. Poi si salterà la sfida con il Lamezia, che si è ritirato da tempo. Si giocherà quindi all'Esseneto il 21 di aprile con il San Luca, quindi trasferta a Siracusa e conclusione in casa con il Portici. L'obiettivo è sempre più vicino, basterebbe azzeccare anche una vittoria per tirarsi definitivamente dai guai. Ultimi ostacoli stagionali per Nisse e Profavara, siamo scesi di categoria in eccellenza, entrambe si apprestano a tagliare il traguardo. La prima accedendo in Serie D in maniera molto meritata, la seconda invece ai play-off, evitando sicuramente gli spareggi. La compagine di Nicola Terranova sarà ospite della Folgore, ormai tranquilla e senza problemi, mentre la Profavara sarà di scena a Marineo contro il locale Oratorio. Ormai siamo quasi alla fine, mancano poche partite alla fine del campionato 23-24. Noi, come più volte abbiamo detto, questo campionato ci vedeva consolidarci nella Serie D e io credo proprio che centreremo l'obiettivo così come avevamo promesso. Ovviamente ho parlato più volte della programmazione per affrontare un nuovo campionato. Come molti di voi sapranno, l'amministrazione comunale aveva pubblicato un bando che non era consono, diciamo, alla gestione dello stadio Esseneto, che poi è stato ritirato in autotutela. Per cui, al fine di programmare un prossimo campionato che non ci veda più consolidarci in Serie D, perché ormai ci siamo, ma vedere l'Acragas come protagonista del prossimo campionato, io spero che il Comune, in maniera celere, pubblichi un nuovo bando al quale noi possiamo partecipare. È una cosa importante, la programmazione sostanzialmente in tutte le cose che si fanno è fondamentale per portare avanti i progetti. I progetti che noi abbiamo per l'Acragas, qualora ci siano gli strumenti necessari, sono quelli di renderla appunto protagonista per il prossimo campionato. E noi abbiamo terminato per oggi le notizie da darvi. Vi ricordiamo che la nostra informazione può essere seguita in diversi modi e dunque sul canale 93 di Video Sicilia con i nostri TG che vanno in onda alle 15, alle 20 e al mattino alle 9. Sul canale 268 in tutta Italia, a link TV locali e poi cliccando su TVA con l'intera nostra programmazione. E ancora in tutto il mondo attraverso il nostro sito www.televideoagrigento.tv. Per questo è tutto per oggi, noi vi ringraziamo per averci seguito, continuate a farlo attraverso i modi che vi abbiamo appena illustrato. Arrivederci.